Ciro Terreni è uno dei personaggi più noti nelle scuole empolesi. Con la sua bicicletta si reca a far visita alle scolaresche per ricordare aspetti importanti della storia del nostro territorio. In questa occasione ha incontrato la classe terza A del liceo artistico per riflettere e analizzare le cause e le conseguenze della tragica alluvione del novembre del 1966. Allora mi ha presentato il professore, al quale mi presto a volte per dargli delle informazioni sulla vita qui sul territorio empolese. Vi dirò subito che io non sono stato a scuola, però ho avuto una grande maestra, è stata la vita. Da dopo sono andato in pensione, ho fatto le mie scelte, come è giusto, perché non è giusto abbandonarsi alla passività, e ho scelto le scuole. Cioè una cosa mi è mancata. E cosa ho fatto nelle scuole? Ho cercato di integrare i programmi scolastici. Io sono stato in tutte le scuole di Empoli e del circondario per 15 anni. Ecco, ora sono qui appunto a parlarvi dell'alluvione perché ricorre il 40° anniversario di quella tragedia. Però voglio introdurvi e avrei preferito parlarvi del nostro fiume come io l'ho vissuto 75 anni fa, quando ero un ragazzo come voi, quando sull'Arno operavano i funaioli, i renaioli, i barcaioli, i traghettatori, i pescatori, i navicellai, e le donne incurvate su grandi pietre lavavano i panni nelle sue acque non inquinate, e noi ragazzi si faceva il bagno, e sulle sue rive erbose si giocava, ed il lavoro era accompagnato da richiami e canti. Quindi da questo breve tratto di esposizione si capisce la bellezza del fiume, di come si viveva. Persino i canti, i cori che univano, che accompagnavano il lavoro. Il fiume era amato e rispettato. Importante era la presenza del contadino sulla terra per la cura dei fossi e dei righi e per tracciati orizzontali sulle terre lavorate per trattenere le acque perché non arrivassero impetuose e rovinose a valle. Nel dopoguerra la gente non ebbe più rispetto per il fiume, su di esso cessarono i lavori e incuranti del danno scaricarono nelle sue acque materie inquinanti, ed il 4 novembre 1966 il fiume si infuriò come per vendicarsi dell'indifferenza degli uomini e sommerse terre coltivate, case, paesi, città, opere d'arte. Dopo l'accaduto catastrofico nel presente si ritorna ad avere cura per il fiume, a ripulire le sue rive e sulle sue rive a costruire parchi, percorsi ciclabili, di passeggio e di svago, e anche a cavallo, navigando sulle sue acque e godere della sua natura, percorrere i suoi sentieri più segreti e così facendo ritornare ad amarlo. Quindi avete sentito, subito dopo la guerra il fiume fu trascurato. E oggi si ritorna a averne cura. Infatti, se voi percorrete le vicinanze all'Arno, vedrete i scigli puliti. Se andate per la campagna, i fossi puliti. Questo è stato per quello che è avvenuto 40 anni fa. Si sono accorti gli uomini che se non si lavora a valle e a monte, nelle cose ci si ritrova con una situazione rovinosa a valle. E il presidente di questa associazione sarebbe il vecchio sindaco, il Bugli. Questo è un progetto regionale, vogliono che sull'Arno ci si possa rivivere. Ci si possa rivivere come 60-70 anni fa. Magari non ci saranno i lavori sull'Arno, però sull'Arno ci si potrà andare a fare le merende, ci si potrà persino prendere un battello e dire oggi faccio una girata sulle acque dell'Arno.
e di qui voglio andare a Signa, voglio andare a Firenze, voglio andare a Pisa. Sono cose grandiose che richiedono tempo. Ad ogni modo, questo fu un appello a voi, perché dovete essere voi a stimolare l'ente locale e regionale perché queste cose si facciano. Ve lo immaginate bello uscire dalle strade per poter camminare, poter essere tranquilli e andare in questi percorsi? Perché poi io l'anno l'ho vissuto ancora, mi garba passeggiare sulle sue rive, insomma sui suoi ciglioni, ecco perché è bello, è tranquillo quando naturalmente le acque sono racchiuse nel suo letto. Naturalmente quando escano fuori allora, però c'è il mezzo anche di prevenirle queste cose. E ora vi voglio raccontare un piccolo episodio che a me è servito a amare l'acqua, più che il fiume, l'acqua. Un piccolo racconto. Abitavo in un borgo di campagna e sul retro della mia casa c'era l'orto di mio nonno Oreste, dal quale ero spesso richiamato per dare aiuto nelle faccende, in particolar modo per ciò che riguardava l'irrigazione delle colture dell'orto. Ricordo, esso tracciava nella terra con l'uso della zappa i solghi che servivano come canali per l'irrigazione delle verdure. Il mio compito era quello di controllare l'acqua nei tracciati e quando l'acqua giungeva al termine del tracciato si vietava l'accesso facendo una tura, cioè prendendo la zappa, la terra, chiudendo e aprendo un altro percorso. A volte, distratto da questo compito, l'acqua traboccava da solco e invadeva il terreno incolto. Mio nonno si infuriava, poi con bonario modo mi diceva: l'acqua non va sprecata. E questa per me era una lezione di rispetto per l'acqua che ho sempre praticato. Perché allora l'acqua non è come ora si apre il rubinetto. L'acqua veniva tirata su con dei secchi dai fondi dei pozzi. Mia moglie, ad esempio, stava in Empola, a terzo piano. Sapete dove andava a prendere l'acqua? In Piazza dei Leoni. Piazza dei Leoni con dei contenitori, dei secchi, e la portava fino al terzo piano. Ecco, da qui nasceva l'amore per l'acqua, il rispetto per l'acqua. Le donne, come avete sentito, quando erano le belle giornate andavano a lavare panni in arno, incurvate su una pietra, lavavano col sapone, sbattevano. E poi l'acqua passava, portava via quella sporca e poi veniva quella pulita dove risciacquavano. E poi su cicli mettevano i panni ad asciugare. Quindi l'acqua, ritorno a dirvi, va rispettata. Allora se ne aveva poco bisogno, se ne avrebbe avuto bisogno, però il bisogno è essenziale. Quindi c'era un fatto anche di economia per l'acqua. Guardate, oggi si apre il rubinetto, non si guarda nulla, specialmente quella calda che consuma, lo scaldabagno, insomma, quello che c'è. Quindi bisognerebbe guardarci, bisognerebbe pensare a quella gente che non c'ha acqua, bisognerebbe pensare a noi che abbiamo delle riserve attraverso i canali che ci sono nei sottosuoli. Però stiamo attenti a non inquinarli, sono già inquinati. E quest'acqua può diventare non più potabile. Anche se ci sono i mezzi, però dobbiamo pensare che ogni giorno muoiono centinaia e centinaia di persone perché hanno bisogno di un goccio d'acqua per la sete. E questo è un appello che vi faccio. Ora volevo farvi una testimonianza su come vissi io e naturalmente tutta la gente, sentirete, quel giorno dell'alluvione del 4 novembre di 40 anni fa.
Giorni e giorni di pioggia senza tregua precedettero quel giorno di novembre di 40 anni fa, quando l'acqua tumultuosa e limacciosa dell'Arno invase le zone di piano e quelle basse dei paesi e delle città di riva. Ricordo di quelle ore il confondere delle notizie di chi tornava dopo la visita all'Arno, a volte anche confortanti: l'Arno non cresce. Altre si succedevano preoccupanti: l'Arno ha rotto gli argini ed ha allagato la campagna. Ma non si guardava solo al nostro fiume, ma ai suoi affluenti, in particolare all'Elsa, che aveva rotto gli argini e l'acqua avanzava impetuosa verso le frazioni di Fonta Elsa, Marcignana, Pagnana, Avani, Santa Maria. Circa le ore 19:20, quindi era già buio perché era di questa stagione qui, del giorno 4 novembre, l'acqua silenziosa e minacciosa incominciò a invadere i piani terra delle case, costringendo la gente che l'abitava a trasferirsi ai piani superiori e nelle soffitte. Io con la famiglia abitavo al primo piano, ospitai la famiglia di mia moglie, 6 persone per 10 giorni, e controllavo il livello dell'acqua dagli scalini che giunse fino al pianerottolo. I miei genitori abitavano a Santa Maria, furono ospitati da una famiglia al piano superiore in quanto l'acqua invase la loro casa fino all'altezza di 2,50 m. Una piccola parentesi: in piazza Santa Croce, ma non in piazza, lì livellava, c'erano oltre 4 metri di acqua. Le case di campagna rimasero isolate e dai casolari giungevano voci imploranti aiuto e solidarietà. Uomini con barche andarono verso di loro. Più tardi giunse l'esercito a prestar soccorso. Nel buio si udivano grida e pianti, richiami laceranti provenienti da ogni luogo. Fu una notte di terrore e di paura. C'è chi salì in sopra il tetto della capanna e che vi rimase tutta la notte con l'acqua attorno limacciosa, e chi tornando verso casa fu colto nella campagna dalla fiena, salì sul tetto della capannetta, si legò ad un palo, non resisté per il freddo e morì assiderato. I morti furono 4 o 5, non tanti. Questi fatti vi ho raccontato è perché era gente che si trovò a visitare i parenti, oppure nella campagna aveva le terre, aveva gli animali. E lì l'acqua, meno male, cresceva piano piano, ma loro non fecero a tempo ad arrivare a casa. E allora, dice, per salvarsi si montano i ponti più alti. E montarono sulle capannine. Quando si fece giorno, tutto si presentò in modo disastroso e sconvolgente. Rimase il fango e nel fango le bestie gonfie d'acqua, gli animali da cortile sparsi ovunque affogati. Dappertutto distruzione di mobili, magazzini vuotati, auto diverte, macchine da lavoro infangate, i forni delle vetrerie spenti, il ponte sull'Arno si piegò per il cedimento di una pigna ed il traghetto sopperì per il trasporto della gente e della merce da una sponda all'altra del fiume per settimane. I tombini delle fogne erano saltati, i depositi degli scarichi civili traboccarono ed il bottino si mescolò con l'acqua sporca. Quindi anche l'acqua non ci se ne poteva servire neanche per sciacquare, perché era limacciosa, era di colore della terra. Insieme c'erano tutti gli scarichi civili, c'erano le stalle, c'erano gli animali morti, che poi vedremo lì in quei pannelli, no? Non c'era tempo da perdere, era necessario usare pale, rastrelli, scope, ruspe ed acqua per lavare le coste dalla mota, ripulire le strade, riattivare le fabbriche, sotterrare le carcasse, disinfettare e uno sforzo comune aiutarsi a vicenda per recuperare qualcosa rimasto.
Firenze, che visitai dopo alcuni giorni dell'alluvione, portava evidenti segni del disastro, con ancora mota e fango, e nel fango si frugava con le mani dei volontari per recuperare le preziose opere, libri, oggetti artistici, opere d'arte, che la furia delle acque avevano sommerso impietosamente. Significativi erano i loro gesti di riguardo nel passarsi le cose dall'uno all'altro. Erano giovani volontari venuti da ogni luogo, persino d'oltre Italia, accomunati dal dovere di recuperare il patrimonio culturale, lavorando con lena senza dar segni di stanchezza e di sfiducia in questa generosa opera di recupero, esaltante d'uomo messo a dura prova da questo evento disastroso, ancora nel mio ricordo. Siete stati bravi, avete ascoltato in silenzio. Se qualcuno ha delle domande da rivolgere, io sono disposto a rispondere. Comunque avete a casa i nonni, i bisnonni, i genitori, qualcheduno, ma forse erano piccoli loro, ma comunque c'è chi l'ha vissuto, anche se era piccolo, si è ricordato di questi giorni perché erano tragici. Ecco, voi fatevelo raccontare, cercate insomma di capire. L'alluvione è un fenomeno naturale, però si può prevenire. Si può, ad esempio, la gente cosa fece? Stava ai piani terra, prese la roba, vestiti, materassi, mobili, e li metteva sulla tavola, li alzava. Però non si prevedeva che l'acqua fosse, raggiungesse quei livelli. Allora l'acqua crescendo diventava leggero, il materasso si bagnava e tutto si sentiva dai piani di sopra ruzzolare, la roba che franava dal tavolo. E quando naturalmente andò via l'acqua, rimase tutta la mota, tutto infangato. E qui ci volle prima di tutto l'ente locale, ci portò le materasse. Poi pensate, le barche in quella notte lì, perché poi l'acqua si ritirò, veniva a prestare aiuto alla gente ai piani superiori. Con le barche arrivavano alla finestra dei piani superiori e lì porgevano roba per sostenersi, poi anche per aiutare, perché c'erano delle donne incinte, delle persone anziane, c'erano delle persone malate, c'erano i bambini. Allora in questa opera molto servirono ad esempio gli elicotteri, che prendevano la gente, la tiravano su e poi la portavano in luogo più alto. E anche l'ospedale era lontano, però tanta gente venne anche dai posti dove l'alluvione non c'era, i posti più alti. Se voi guardate ad esempio, ci sono dei posti che l'acqua non c'è arrivata, a Santa Maria, lì vedete le macchine nel posto più alto, guardate il ponte che si è incurvato. Vedete? Qui ci sono le fabbriche, falegnameria, c'è l'officina, le vetrerie. Qui siamo a Montelupo, qui c'è una scuola, una macchina. Guardate dove arrivava l'acqua. Lì siamo a Castelfiorentino, le bestie. Qui siamo a Sovigliana, si vede Sovigliana. Ecco, dategli un'occhiata, Ponte Elsa fu più colpita, ecco. Punto. Ma quando ci volle perché ci volle no, l'acqua andò via dopo un paio di giorni. Piano piano rimase nei campi, ma nelle case piano piano. Però non c'era corrente, non c'era acqua potabile. Nemmeno acqua potabile, perché non funzionava le pompe, aveva allagato. E nonostante questo, 4 non fu un terremoto, il
terremoto, siamo qui, frana tutto e rimaniamo tutti sepolti. Invece se Dio non cresce l'acqua, la gente cerca, e questa gente morì perché si trovò, non so, sulla ferrovia che è più alta. Poi l'acqua cresceva in continuazione. Questa gente voleva ritornare a casa. E tornò a casa, ma trovò tutto allagato per la campagna. C'erano queste scalettine, no? Che se ne servivano nelle capannette. Queste scalettine montavano. Ma ve le immaginate voi su una capannetta essere lì e vedere passare l'acqua? Che allora era tumultuosa. Non era più che saliva. Era, come si può dire, una vorace nell'acqua, no? Ecco, mermosa. Ad esempio, a Empoli venne, perché l'Arno era alto, e venne dalle fogne, perché le fogne scarriano nell'Arno. Ma se l'Arno è più alto, l'acqua naturalmente lì si vede Piazza dei Leoni. Ora poi, fotografie, ogni modo non c'era tanta acqua. Persino nel cimitero, qui siamo in una scuola, i banchi fuori, qui è bello passato, però è tutta morta, quindi Chantilly, soprattutto. Poi ci fu le bestie, vedete, una macchina fu sorpresa, furono tante, lì si vede proprio la piena dove arrivava. Quanto tempo ci vuole rimettere tutto a posto? E ci volle mesi. Il ponte troncato? Sì. Il ponte troncato e fu rialzato attraverso insomma un sistema, e poi fecero delle punture di cemento alle fondamenta, e il ponte c'è ancora. Vennero dei soccorsi. Ma lì, ecco, lì che meravigliò, era naturale, perché Empoli c'è tanto volontariato, era la solidarietà della gente. Lì non c'era da guardare, come nella guerra. La gente dovette andare nella campagna, i contadini arrivava, le famiglie anche numerose l'ospitavano. Questo era importante. Io sono stato prigioniero, io mi sono salvato la solidarietà degli altri. Ho dato solidarietà e ho ricevuto. Lei senza gli aveva? Altri. Quanti anni aveva? 19 anni. Sì, ero di leva, mi presero prigioniero e mi portarono a Berlino. Berlino bombardamenti, poi insomma il lavoro duro, la fame. Con questo sono ritornato.